Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Qual è il vostro segno oggi? È una giornata favolosa o no? Guarda il video per sapere. Oggi è venerdì 18 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Luna sovrana di un regno piccolissimo. Nello spazio esiguo di questa giornata, modello francobollo, punti focali sono le amicizie, affettuosissime col sestile Luna Venere e gli amori, più complici e passionali, ma col caldo che fa il fuoco nel letto sarebbe superfluo. Prendono invece via via più importanza la vita sociale, gli svaghi serali, l'organizzazione del weekend, ormai alle porte, il pensiero delle vacanze, non più un miraggio ma, con la coppia Sole-Mercurio allo zenit, un traguardo in avvicinamento. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altri. Dopo tanti sforzi siete riusciti ad ottenere qualche risultato importante. Osate di più perché adesso potete permettervelo. Contrarietà e discussioni a causa di soldi. Controlla l'auto prima di partire. Una visita inaspettata o un incontro con qualcuno che avevi perso di vista. Oggi subirete un torto anche se poi resterete soddisfatti dalla sorte che è toccato a chi vi ha fatto quello. Tuttavia ricordate, il perdono è gratis, sempre. Quante volte avete rinviato un chiarimento per mancanza di coraggio o per paura di una risposta negativa? Bene, ora è il momento di avere coraggio e chiarire e andare fino in fondo in ogni questione sentimentale. Riuscirai con costanza e caparbietà a realizzare i tuoi sogni. Tornerà il sereno, dopo alcune piccole delusioni amorose. Non preoccupatevi eccessivamente se oggi qualcuno, specialmente sul luogo di lavoro, si mostrerà ostile nei vostri confronti. Non cercate di affrontarlo ma fate buon viso a cattivo gioco. Oggi alcuni incontreranno persone che non vedevano da tempo, saranno autentiche sorprese. In tutti i sensi. Bene l'amore con qualche sussulto e momenti di serenità, una vecchia fiamma potrebbe tornare a farsi vivo e potrebbe regalarvi momenti di nostalgia. Moderate le spese e cercate di risparmiare, una buona norma è quella di evitare il superfluo o il di più. Operate con parsimonia. Il vostro entusiasmo è alle stelle per un recente affare, state con i piedi per terra e cercate di razionalizzare ogni vostro movimento. Gli altri dovranno mettersi in ombra per lasciarvi spazio e questo vi esalterà ancora di più. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Tenetevele cari, una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Sarete affascinanti e intraprendenti, e nessuno sfuggirà alle vostre attenzioni. Esordio di giornata piuttosto laborioso, pur con la luna che transita in felice aspetto in congiunzione del passaggio concomitante del pianeta governatore della Vergine, Urano in orbita positiva dal segno per voi fidato alleato, il Toro. La strada può sembrarvi in salita in alcuni momenti, specie nel dover sistemare delicati rapporti in famiglia, ma voi non vi perdete d'animo, fate leva sulla vostra operosità, la calma e la pazienza che sono la virtù dei forti. Il duo Giove-Marte però ancora vi contrasta duramente. Avevate fatto alcuni piani che stanno mostrando contrattempi e ritardi? Non vi date pena, per ora, prossimamente il cielo si schiarirà e capirete che, tutto sommato, è stato meglio così. La giornata parte alla grande, avete la luna nel segno che vi protegge. Preparatevi a vivere forti emozioni in particolare nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, avete stelle favorevoli e positive. Mantenete la calma e affrontate tutto con ottimismo. Molto bello questo venerdì per i nati Vergine con la luna nel segno che regala belle emozioni oggi come nel fine settimana. Sul lavoro tutto procede bene anche grazie al sostegno di stelle buone. Avete parecchie remore nei confronti delle attività che dovrete svolgere da oggi, ma è soltanto una questione di adattamento. Prima sarete in grado di dare ampio respiro alle vostre idee, prima vi sentirete meglio. Il vostro benessere non verrà messo in discussione, se adotterete delle strategie, per mantenere sempre alto il vostro umore. Ciò che non vi piacerà, sarà comunque accantonato.
La bianca signora in transito nel vostro segno oggi vi promette una bella giornata. Potrebbe essere eccelsa con Plutone e Urano per amici, in segno di terra come il vostro, e il sestile di Venere garante di una tenera amicizia, non fosse che con Nettuno opposto e la coppia Sole-Mercurio in quadratura, qualche contrarietà toccherà anche a voi. Disguidi e inutili perdite di tempo sul lavoro, quanto all'intesa con il vostro capo, oggi avvicina allo zero. Amore ed Eros, due lunghezze d'onda diverse all'interno di un matrimonio che ormai fa acqua da tutte le parti fra piccoli tradimenti, sospetti e bugie, le cose non girano e, se non vi sbrigate a chiarire, gireranno sempre meno. Diversamente vanno le amicizie amorose o le storie d'amore alle prime armi, ancora in fase di collaudo. Dolce, simpatico e libero anche il rapporto con i figli, che trattate in modo amichevole, quasi cameratesco. Quando però occorre autorevolezza sapete bene come gestirli, cambiando atteggiamento e ruolo con disinvoltura. Oggi calerete l'asso che avevate nella manica da qualche tempo, spiazzando la dolce metà. Ben fatto, le maniere dolci funzionano. I single sapranno ricredersi rispetto a una persona incontrata da poco e che non ispirava fiducia. Invece, attivate tutte le vostre energie costruttive per risolvere un problema che la persona che avete accanto sta attraversando. Non vi spaventano le difficoltà e i rischi, ora che dovete dar prova di tutta la vostra dedizione, il vostro impegno, la dimostrazione pratica di quanto l'altro vale per voi. Lavoro e denaro, sul fronte commerciale qualcuno oggi riesce ad irritarvi, non sopportate le cose fatte alla carlona, senza capo né coda. Chiarezza innanzitutto, nei contratti e nelle decisioni, in caso di un viaggio di lavoro da fare volete che tutto sia organizzato e stabilito in dettaglio, prima di fare valigia. La vostra prestanza fisica vi consente di svolgere anche i lavori più faticosi. Però cercate di non esagerare perché le energie non sono infinite e anche voi avete bisogno di ricaricare le pile. Un nuovo progetto vi è proposto in collaborazione con nuove professionalità. Lo accettate con entusiasmo, certi di poter dare il meglio di voi. È Plutone a infondervi adesso una particolare sicurezza in voi stessi. Benessere, un filo di raffreddore, ma non è il caso di preoccuparsi. Il passaggio dal caldo torrido all'aria condizionata e viceversa è la causa numero uno dei vostri starnuti a raffica. Abbacinante anche la luce dell'estate, se avete occhi sensibili due i presidi da non dimenticare, lenti fotocromatiche e collirio a base di eufrasia e camomilla. In mancanza del prodotto giusto, fate degli impacchi frequenti con acqua fresca e il sollievo sarà immediato. Prenditi sul serio oggi e considera la tua salute. La tua schiena sostiene il tuo corpo durante i periodi di stress. È importante rilassare adeguatamente tutta la schiena. Una lezione di yoga o un bagno caldo sarebbero perfetti. Per lei, nulla sfugge al vostro occhio attento. Se qualcosa non fila per il verso giusto, anche se ancora non l'avete identificata e radiografata, parte la vostra indagine personale, discreta, silenziosa ma sempre efficace. Per lui, stregati da una donna che vi sfida con la sua intelligenza, seduzione con un filo di competizione. Colore delle emozioni, verde menta. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.